Alcune ricerche, vi confido non molte, individuano un'incidenza del fenomeno del muro più alta tra gli uomini rispetto alle donne. Ciao a tutti, nel precedente video abbiamo parlato di muro, del fenomeno del muro. Oggi vorrei approfondire questo fenomeno parlandovi di un aspetto che secondo me è interessante. Alcune ricerche, vi confido non molte, individuano un'incidenza del fenomeno del muro più alta tra gli uomini rispetto alle donne. Sembrerebbe infatti che le donne si scontrino in modo inferiore contro il muro, quindi contro le difficoltà che vanno dal 29esimo chilometro in poi di una maratona. Ad oggi non esistono delle spiegazioni scientificamente valide sul perché questo accada. Esistono però delle ipotesi e di queste ipotesi vi vorrei parlare. L'ipotesi più semplice è che le donne abbiano una spinta agonistica e competitiva inferiore rispetto agli uomini e questo le porti a non spingere al massimo durante le competizioni. Non spingendo al massimo, chiaramente è più difficile scontrarsi contro il muro. Di contro, gli uomini probabilmente cercano di massimizzare i loro tempi, forse andando anche troppo oltre e quindi avendo una sovrapercezione di quelle che sono le loro potenzialità. E questo li porta ad andare più veloce di quello che possono e scontrarsi più frequentemente contro il muro. Quindi questa è la prima ipotesi. La seconda ipotesi, anche questa mai verificata, è che le donne abbiano delle qualità a livello fisiologico superiore a livello di resistenza e queste capacità fisiologiche superiori gli darebbero la possibilità di affrontare gli sport di endurance con maggiori risultati. Quindi quando la fatica verrebbe a farti sentire, le donne avrebbero una marcia in più, a differenza di noi uomini. Come vi dicevo, questa è un'ipotesi non dimostrata, però anche questa è sul tavolo. La terza ipotesi, che secondo me è la più interessante e la più fondata, è che esistano delle differenze di natura psicologica nell'affrontare la fatica e nella percezione della fatica. Questa ipotesi chiaramente mi piace in modo particolare perché sono uno psicologo. Si suddivide in due sottipotesi, ovvero che questa capacità di percepire in modo più positivo la fatica possa avere una base genetica e quindi innata, oppure una base culturale appresa. Perché le donne, a differenza di noi uomini, potrebbero avere una capacità di percepire la fatica in modo più positivo e percepire dei livelli di fatica maggiore con minore sforzo. Sappiamo tutti che le donne, a differenza nostra, partoriscono e il dolore che si prova durante un parto è veramente ingente. Potrebbe la natura aver predisposto le donne a saper sopportare dei livelli di dolore superiore rispetto a noi uomini. Quindi potrebbero essere predisposte a livello genetico a sopportare un carico di fatica e di sofferenza maggiore rispetto a noi uomini. Quindi quando in una maratona o in una gara di distanza si trovano a percepire i morsi della fatica, beh, avrebbero un vantaggio psicologico nel saperli affrontare. Passando invece a considerare l'ipotesi culturale, possiamo immaginare come le donne, la maggior parte delle donne, da quando vengano al mondo siano sottoposte a delle richieste di organizzazione e di impegno molto superiori rispetto agli uomini. Magari le mamme chiedono alle loro bambine di mettere a posto il letto, di rifare il letto o di sistemare la casa e di contribuire in modo maggiore rispetto agli uomini alle vicende domestiche. Chiaramente qualsiasi attività noi svolgiamo ci richiede un impegno, ci richiede una fatica. Giorno dopo giorno, svolgendo più attività rispetto agli uomini e caricandosi di impegni superiori rispetto agli uomini, questo comporterebbe un aumento nella capacità di sopportare la fatica connessa allo svolgimento delle attività quotidiane. E anche in ambito sportivo questa capacità può essere sfruttata e può dare un beneficio nelle fasi più complicate di una maratona. Queste sono le ipotesi che spiegano perché ci sia un'incidenza minore del fenomeno del muro tra le donne rispetto agli uomini. Anche oggi vi saluto, spero sia stato un contenuto interessante e ciao e alla prossima puntata.